Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ringrazio di cuore l'Associazione per l'invito a celebrare questo momento di gemellaggio, di nel nome di San Sebastiano, tra le diverse forme di servizio dei nostri comuni, delle nostre città. Ringrazio il parroco per l'accoglienza, il vescovo con cui ci siamo sentiti anche questa mattina, nella fraternità che raccoglie tutti coloro che sono figli della Chiesa.
Siamo qui a celebrare ancora la memoria di San Sebastiano, che come tutti i santi ha saputo vivere con tanta ricchezza di equilibrio la sua fede nel rapporto con l'impegno che era quello del suo essere cittadino. Cittadino e cittadino impegnato nell'organizzazione dello Stato, nell'organizzazione quindi della vita sociale. E questo è sicuramente un tema di grande rilevanza anche nei nostri giorni, perché il messaggio dei santi, della loro esperienza di fede e di vita, potremmo dire è universale, vale sempre, è presente in tutte le situazioni della storia del mondo ed è per questo che dopo ormai un po' più di 17 secoli viene ancora ricordato, viene ancora venerato lui come gli altri santi, ciascuno nella sua forma. E allora rendendo grazie al Signore che ci mette davanti questi fratelli che diventano per noi un modello, oltre che degli intercessori con la loro preghiera per noi, ci accostiamo a celebrare la Santa Eucaristia chiedendo anzitutto il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio, nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o una macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo coperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio. Grazie a Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Sei il rifugio, ci liberi dall'angoscia.
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siete motivi di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori come io lo sono in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma ne rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a Lui da ogni parte. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Bene, ci accomodiamo. Abbiamo ascoltato la parola di Dio che la Chiesa ci offre, ci dona in questa che è la sesta domenica del tempo ordinario dell'anno. Poi, come già sapete, da mercoledì inizierà il tempo intenso, forte della Quaresima,
che ci porterà alla Pasqua e poi ancora il dopo Pasqua e fino alla Pentecoste. Il tempo ordinario è il tempo nel quale viviamo il nostro cammino di fede nella quotidianità dei nostri impegni, nella quotidianità di quelle che sono, potremmo dire, le nostre vocazioni personali. Perché il nostro impegno non è soltanto un atto della nostra volontà, come se noi volessimo fare qualche cosa, ma è invece la grazia di sentire che siamo chiamati a partecipare alla vita con un'attività, con un modo particolare di essere quasi attenti gli uni alla vita degli altri. È quello che diciamo, definiamo anche il bene comune della vita di tutta quanta la nostra umanità, della nostra società. E questo, a questo siamo chiamati. E quando si è chiamati a un impegno, beh, da una parte potremmo dire c'è anche quasi la consapevolezza di essere stimati, perché se qualcuno ci chiama vuol dire che ci stima, vuol dire che ci ritiene capaci di partecipare ad un progetto, di partecipare ad una ricchezza di intenti che va verso una meta. E dall'altra poi però certo c'è anche la consapevolezza della responsabilità, dove responsabilità significa proprio capacità di rispondere alla chiamata, di rispondere alla stima, di rispondere, potremmo dire, alla volontà di colui che ci vuole partecipi della sua opera. Questo per il cristiano è il senso della partecipazione alla vita sociale, alla vita pubblica, alla vita della comunità. Questo per il cristiano è il senso di responsabilità. E noi appunto lo viviamo, come dicevo, nel cammino della nostra esistenza. Il raccogliersi, per esempio, per la messa domenicale al suono delle campane, le campane che servono quasi tradizionalmente da noi ad essere come il segno della voce di Dio che ci chiama, che ci convoca intorno all'altare, è il sentire che Dio ha stima di noi, che Dio ci vuole partecipi della sua vita. Non a caso, lo diremo fra poco nella messa, noi diciamo beati gli invitati, coloro che sono chiamati, coloro che il Signore desidera avere con sé, come un padre chiama i figli. Ricevere la vita da un padre è un grande dono, è segno di un essere chiamati, cercati, amati, ma è anche poi, come dicevo, il senso della partecipazione, dell'offerta, della responsabilità. E nella messa noi facciamo questo. Noi adesso abbiamo ascoltato la parola di Dio, poi ascolteremo, diciamo, diremo la nostra professione di fede, facciamo la nostra preghiera, presentiamo al Signore le offerte, il pane e il vino, che sono il segno della nostra vita di tutti i giorni. E quella nostra vita di tutti i giorni noi la presentiamo al Signore perché riconosciamo che è un suo dono, un atto di stima, una vocazione che Egli ci rivolge. Ed è però anche il segno della nostra adesione a questa chiamata, la nostra risposta, la nostra responsabilità, che poi diventa comunione con il corpo e il sangue di Cristo. E allora il cristiano, come dicevano gli antichi padri della Chiesa, è davvero un altro Cristo. E mi piace allora far riferimento al brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. E Gesù è colui che guarisce. Tra l'altro in questa domenica, la prima lettura soprattutto, poi anche il Vangelo ci parla di lebbrosi. I lebbrosi sono quelle persone che purtroppo soffrono di una malattia che è tremenda, perché soprattutto quando non si poteva curare, era la malattia che corrodeva esternamente gli arti. E di conseguenza era anche qualcosa di poco gradevole alla vista, e venivano tenuti fuori, lontani dai centri abitati, e questo per un'infezione
attenzione, che è sempre quell'agente esterno che viene a dare difficoltà all'organismo, che viene ad attaccare l'organismo che nella sua perfezione, così come è stato creato da Dio, sarebbe tanto invece più in grado di poter vivere e di poter donare vita. Ma quando arriva questo agente esterno, ecco che l'organismo si corrompe e non è più capace di far vivere. E questo è stato sempre per gli antichi, anche antichi credenti, è stato come il segno di ciò che è il peccato. Il peccato è questo agente esterno che interviene e colpisce un animo, potremmo dire, indifeso, un animo non attento, un animo che si distrae, non ascolta più la chiamata, la vocazione ad essere ciò che veramente è chiamato a vivere, e quindi si perde, potremmo dire, e si corrompe dietro la forza di questa tentazione che lo porta lontano dalla verità, lontano dal regno di Dio. E allora, ecco, abbiamo ascoltato che si parla di questi lebbrosi, e il Signore che guarisce, il Signore che salva, il Signore può, se tu puoi, fa che io sia purificato da questo agente esterno, da questa tentazione, da ciò che è il peccato, dal virus, se vogliamo, che corrompe il corpo umano, ma che attacca poi anche l'anima. Ed è cioè, non solo nella dimensione fisica, ma a volte c'è questa sorta di abbandono, no? Di scoraggiamento, del perdersi quasi dietro la tentazione e immaginare di poter trovare salvezza laddove invece c'è morte. Ecco allora che di fronte a tutto questo la gente ammira l'opera di Gesù, quest'uomo che con la sua parola guarisce, salva l'umanità, e dice che erano pieni di entusiasmo, lo cercavano, quasi lo andavano a seguire dovunque egli fosse. Ebbene, facciamo riferimento a questo passaggio del brano di Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato per dire chi sono i santi. E perché noi oggi, dopo più di 17 secoli, dicevo, veneriamo ancora, abbiamo davanti agli occhi come modello un uomo che nella sua vita in qualche modo ha seguito, sì, la sua fede, ma poi è finito come tanti, ucciso, insomma, e noi possiamo dire più o meno giustamente, ma secondo le logiche poi delle varie situazioni dell'organizzazione della vita del mondo, ma certamente un uomo che sarebbe sparito nel nulla come tanti altri. E invece dopo 17 secoli il suo nome ancora risuona, come quello degli apostoli, quello di tantissimi altri santi martiri. E risuona questo nome davanti a noi come un modello, perché riconosciamo che questo ha avuto tanto entusiasmo per Gesù. Era come quella folla che lo seguiva, che seguiva il Maestro, che lo cercava sempre per lasciarsi guidare da Lui. L'Apostolo Paolo ci ha detto: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Potremmo dire che tutti i santi sono lì a darci questa indicazione. Anche San Sebastiano potrebbe dire: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E in che cosa possiamo imitare San Sebastiano? Beh, vedete, c'è una particolarità che a me ha fatto sempre un po' impressione, diciamo. Nel senso che i primi martiri, i martiri cristiani dei primi tre secoli, almeno alla metà del IV secolo, sono praticamente sempre di tre categorie di persone. O sono vescovi, diaconi, sacerdoti, martiri, oppure sono le vergini, le giovani donne che si consacrano al Signore fino a dare la loro vita per Lui. E poi la terza categoria è quella dei militari. Gran parte dei nostri martiri dei primi secoli sono militari. San Sebastiano, appunto, ma possiamo ricordare qui in questa nostra zona è tanto venerato San Vito,
e così tantissimi altri, insomma, e addirittura l'intera legione tebea con il loro comandante San Maurizio lì a Torino. Insomma, voglio dire, la presenza dei militari nell'elenco dei martiri è molto forte. E questo ci può sembrare strano, perché i militari sono quelli che sono fedeli, devono svolgere il loro servizio proprio agli ordini dell'imperatore, quindi agli ordini di colui che ordina la persecuzione. Ed è interessante sempre andare a vedere come questi militari sono lì a coniugare perfettamente il loro impegno di servizio alla società, allo Stato, però nella luce della fede. E in questo senso potremmo dire che San Sebastiano è colui che vive intensamente. Ecco, io prima lo raccontavo al parroco Don Luigi, che è praticamente da dove nasce la mia devozione a San Sebastiano. Beh, perché al mio paese, insomma, c'è una notevole devozione a questo santo. Nel tempo, insomma, nei secoli, dovuta forse più all'invocare la preghiera del santo nei tempi di peste, nei tempi di epidemie, come San Rocco d'altra parte, e però allo stesso, proprio perché San Sebastiano ha le frecce, insomma, ha le piaghe scoperte, quindi come San Rocco, dicevo, e però poi crescendo, insomma, anche nel mio cammino sacerdotale, un po' ho cercato di capire di più chi era questa figura, quest'uomo che come aveva dato la sua vita per il Signore. Ed è interessantissimo ciò che leggiamo negli Atti dei Martiri. È vero che gli Atti dei Martiri sono stati scritti dopo, quelli di San Sebastiano sono almeno 100 anni dopo il martirio, però raccolgono sicuramente quello che era il sentire del popolo. Ed è interessante il suo dialogo con Diocleziano, perché Diocleziano è stato uno degli imperatori per certi versi più terribili nelle persecuzioni, ma forse anche uno di quelli che dava una motivazione alla persecuzione. E nel dialogo che si svolge tra Sebastiano e Diocleziano nella prigione, perché quando Sebastiano viene scoperto come cristiano, perché va nelle prigioni a incoraggiare i fratelli che sono stati lì condannati per la loro fede, e li incoraggia ad essere fedeli, ad essere fedeli al Vangelo di Cristo e quindi anche in certo qual modo capaci di affrontare la persecuzione con la pazienza dell'animo, con la mitezza dell'animo e con la carità verso i persecutori. Questo è tremendo, ma è grandissimo. Leggevo oggi anche, tra parentesi, scusate, su un quotidiano una pagina che riguardava il questore di Fiume e Palatucci, che morì poi a Dachau in campo di concentramento, e per aver cercato, mentre svolgeva la sua attività di questore a Fiume, poi una città di confine, insomma, nel tempo della guerra, tra due opposte forme di totalitarismo, però quest'uomo che vive anche il suo rapporto con la fede, il suo desiderio di essere nella giustizia, pur cercando di non tradire il suo impegno di pubblico ufficiale. Ebbene, dicevo, queste cose si ripetono nella storia, e in questo dialogo Diocleziano scende di notte nella prigione per parlare con Sebastiano e per cercare di dissuaderlo, perché Diocleziano fa un discorso molto serio, dice: guarda, a me in fondo non interessa che tu abbia una fede diversa dalla mia, però, dice, noi siamo come i responsabili della vita di un impero, l'impero romano, che è immenso, è enorme, e noi non ci possiamo permettere di essere tra di noi come su posizioni diverse, perché non possiamo governare questo enorme territorio che era, appunto, dicevo, tutto l'impero romano in quel tempo, forse nella sua massima espansione,
praticamente dall'Ungheria, se vogliamo, al Portogallo e dalla Germania fino alle coste dell'Africa, insomma, è tutto un territorio enorme, immenso. E come si poteva governare, diceva Diocleziano, se non con un'organizzazione forte, sicura, nella quale non c'erano, per così dire, posizioni distinte, posizioni diverse, dove nessuno doveva poter dire che la pensava diversamente. E Sebastiano che cerca di spiegare a Diocleziano che prima di ogni altra cosa, nel suo impegno di fedeltà allo Stato, però viene la coscienza. E quindi bisogna saper coniugare, se vogliamo, l'efficienza nel governo, però con l'attenzione alla vita del cittadino. Non si può, per l'efficienza dello Stato, calpestare in qualche modo la libera coscienza di ciascuno dei suoi membri, dei suoi cittadini. E su questo dialogo i due si trovarono fortemente in contrasto. E non a caso poi la storia è andata avanti, no? Dopo il martirio di San Sebastiano, siamo intorno al 304, arriviamo al 305, quando Diocleziano darà le dimissioni, l'unico imperatore romano che ha dato le dimissioni. E ha dato dalle dimissioni perché nella sua logica era bene dividere l'impero in quattro parti. E a ciascuna di queste quattro parti lui mette a capo uno che egli chiama un Cesare. L'imperatore era l'Augusto. Sembrano, a noi fanno un po' sorridere questi nomi, ma hanno tutta la loro rilevanza. E quindi l'imperatore era l'Augusto e c'erano i quattro Cesari che governavano queste quattro parti, in maniera che si potesse più facilmente gestire una compagine statale di quelle dimensioni. E Diocleziano se ne andò in esilio, volontario. Sembra strano tutto questo, come un uomo che ha tenuto in pugno, è veramente un pugno di ferro, come si suol dire, un impero così grande, però nella sua visione dello Stato, per essere più efficiente, riteneva che fosse necessario dividerlo e lui seppe farsi da parte. Purtroppo non aveva calcolato una cosa, che i quattro Cesari, anziché stare lì a governare ciascuno la sua parte dell'impero, cominciarono a farsi lotta tra di loro perché ognuno di loro voleva diventare l'unico imperatore Augusto. E questo fu praticamente un po' la fine. Gli ultimi 100 anni ormai, potremmo dire 120 anni insomma, dell'impero romano, saranno segnati da queste lotte interne. Ci sarà solo il momento di Teodosio, forse, che ancora riesce a governare, ma porterà la capitale a Costantinopoli e quindi in qualche modo decentra l'impero. Ma insomma, questo a chi piace la storia sarà interessante poterla rileggere, e poterla rileggere però con lo sguardo di chi riconosce che in questi dinamismi sono presenti quelle che sono forse anche le tensioni della vita del mondo di oggi. E allora San Sebastiano per me rimane il modello grande di quell'uomo che ha saputo conciliare il rapporto con la società, il suo impegno, il sentirsi chiamato a un dovere, a un impegno di fedeltà alla società civile, ma nel nome di Cristo. E quindi mettendo al primo posto quell'attenzione alla persona, quell'attenzione alla coscienza, alla libertà del vivere di ciascuno. Cose che io credo siano di grande attualità sempre, anche nel nostro mondo di oggi. E Sant'Ambrogio, quando scrive di San Sebastiano, riconosce che quest'uomo, che avrebbe potuto rimanersene a Milano, dove era di stanza come militare, e in un luogo dove la persecuzione forse era meno violenta, però chiese e si trasferì a Roma proprio per essere lì impegnato nelle forme possibili in sostegno della fede dei fratelli. Ed è lì che poi trovò il martirio, così come abbiamo detto. E allora, permettetemi di augurare a tutti, siamo qui, e se siamo qui non siamo qui a caso. Siamo qui perché sentiamo nel cuore tutti questa grande chiamata.
Vogliamo essere davvero cittadini, partecipi e responsabili della vita della nostra società, ciascuno nella sua forma, nel suo grado. Ma certamente ciascuno di noi vuole in questo suo servizio essere fedele al Vangelo. Abbiamo la consapevolezza di essere chiamati, a partecipare alla vita dell'umanità e di essere chiamati a partecipare alla vita dell'umanità nella luce della fraternità che Cristo Signore ha voluto donarci. E allora certo saremo attenti alla vita della società, ma sapendo che la vita della società sarà davvero feconda di bene se sapremo essere attenti alla vita di ciascuno dei nostri concittadini, dei nostri fratelli e sorelle nella fede. E credo che questo messaggio che San Sebastiano ci dona questa sera possa essere davvero una luce e un voler imitare lui, sapendo che egli è stato così equilibrato, così capace di testimoniare la verità fino a dare la vita, perché egli, come dice l'Apostolo Paolo, ha voluto imitare Cristo, ha voluto guardare Cristo Signore ed essere insieme con Cristo Signore partecipe dell'amore di Dio Padre per tutta l'umanità. E allora auguri a tutti, buon cammino per questo. E ora celebriamo nella comunione fraterna l'offerta. Presentiamo adesso all'altare il pane e il vino, come dicevo, sono il dire il nostro grazie al Signore che ci chiama ad essere partecipi della vita. Il nostro grazie al Signore perché Egli ha stima di noi, perché Egli ci vuole con Lui, Suoi alleati, la nuova ed eterna alleanza, collaboratori della Sua opera di creazione. E diciamo al Signore la nostra disponibilità, la nostra volontà di saper rispondere all'invito che Egli ci rivolge. E da questo nascerà la comunione tra noi. Nascerà la comunione che ci fa essere con Cristo Gesù fratelli nel nome di Dio Padre di tutta l'umanità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio del Padre, Dio luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, giudicare i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore della vita e della storia dona all'umanità pellegrina nel tempo il soccorso dello Spirito, perché scopra le vie del bene e giunga a proclamare Gesù Cristo è Signore. Ripetiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Santa Chiesa, pellegrina nel mondo,
vivendo fedelmente il comandamento dell'amore, manifesti a tutti la bellezza e la gioia del messaggio evangelico. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, vedano riconosciuto il diritto di costruire in piena dignità il proprio futuro. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, confortati da luminosi esempi di molti fratelli e sorelle, ritrovino fiducia nella potenza salvifica del Vangelo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi qui presenti, la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché è tutta la nostra vita. Unita ora al sacrificio di Cristo, sia un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo Regno.
Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, il Vescovo Angelo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Sebastiano, San Costabile e tutti i Santi che ogni tempo di funerali
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un semplice cenno del capo ci scambiamo un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella grazia del Signore andiamo in pace. Invito martire.
Saluto del sindaco facendo funzioni Maria Maiuri, e prima di salutarci insieme alla preghiera a San Sebastiano abbiamo lasciato su un tavolo il padrone della polizia municipale con un decreto di Pio XII nel 1957 e dopo abbiamo ancora qualche minuto un riconoscimento per la polizia municipale che ritirerà l'immagine, la statua dottoressa Emanuela, comandante dell'immagine che resta nel vostro comando, è un attestato di merito di partecipazione, una piccola medaglia che lasceremo per portare sulla divisa al monumento ufficiale di San Sebastiano. O glorioso martire Sebastiano, noi componenti della Polizia Municipale, a te leviamo fiduciosi e reverenti il pensiero e la nostra preghiera. Tu, nostro patrono, aiutaci a sostenere sereni la prova, le malattie e tutte le avversità di questa vita, come sopportasti con eroismo le sofferenze del martirio. Nella vigilanza accompagnaci, nel nostro dire consigliaci, nelle nostre azioni sostienici, ma soprattutto rafforzaci nella fede del Signore. Fa che sentiamo ogni giorno l'eco della tua voce nel dovere che ci guida nell'osservanza dei comandamenti di Dio e delle patrie leggi. Amen. Mantenendo sempre i dovuti distanziamenti, quindi saluto anche il comandante della stazione carabinieri di Castellabate, siamo stati bravi, un breve saluto del sindaco facente funzioni. Ringrazio l'80° il 4° carro reggimenti di Persano, nella persona di Carmine Vinci, dico bene, e del comandante dell'ottavo reggimento, sempre di Persano, per onorare San Sebastiano militare. Al sindaco facendo funzione un breve saluto. Abbiamo bloccato ancora Monsignor Spinil per fare una foto insieme dopo con il vescovo, l'abbiamo bloccato. Buonasera a tutti. Innanzitutto io desidero salutare e ringraziare per l'onore che ha concesso stasera Sua Eccellenza Monsignor Spinillo. Un ringraziamento a tutte le autorità civili e militari presenti qui stasera. È una serata particolare, un ringraziamento all'organizzatore di questo
percorso di gemellaggio che stasera inizia qui a con Castellabate, anche con Castellabate, nel culto di San Sebastiano Martire. Un percorso religioso, ma può essere anche l'inizio di un percorso culturale, appunto per far conoscere le gesta di questo santo martire alle nuove generazioni. Però è doveroso stasera che questa celebrazione appena conclusa, religiosa, sia anche un momento di un grande riconoscimento istituzionale, perché San Sebastiano, è stato ricordato, è il santo protettore, colui che protegge la popolazione dalle pesti e dalle epidemie, e quindi è quanto mai attuale affidarci alla sua preghiera, ma è soprattutto conosciuto quale santo patrono del corpo della Polizia Municipale. Quindi stasera da parte mia, da parte dell'istituzione, va un sincero ringraziamento a tutti coloro che appartengono al corpo della Polizia Municipale, un grazie per il loro impegno, per il lavoro che mettono quotidianamente con spirito di servizio, e soprattutto in un periodo come questo che stiamo vivendo da circa un anno, un momento particolare in cui il loro compito è stato soprattutto quello di con azioni di rispettare le repentine, i tantissimi provvedimenti normativi. E quindi a tutte le donne, a tutti gli uomini che rappresentano per tutte le amministrazioni comunali, quelli che io definisco un front office dell'amministrazione, io rivolgo un caloroso ringraziamento, perché voi siete imprescindibili per quanto riguarda, come del resto tutte le forze dell'ordine, imprescindibili nella tutela della legalità, della sicurezza della comunità. E quindi a voi, uomini e donne, non solo di Castellabate, colgo l'occasione per ringraziare e salutare la comandante della Polizia Municipale di Castellabate, la dottoressa Manola D'Amato, ma anche gli altri che vengono dagli altri comuni. Io rivolgo il mio ringraziamento, e quindi che appunto questa serata dedicata al vostro santo patrono possa comunque proteggere tutti quanti noi. E un ringraziamento l'ho detto al signor Perretta, al professor Perretta, per questa iniziativa, e ci auguriamo di poterla portare avanti nel tempo. Grazie. Che i rappresentanti delle istituzioni, dei sindaci e della polizia che incontriamo nel percorso dovrebbero soccorrere, far possesso che noi consideri bene questa pergamena. Comandante della Polizia Municipale. Allora, io ringrazio innanzitutto il sindaco facente funzioni e il comandante dei carabinieri dell'Illo Comare, e soprattutto ringrazio i miei uomini e le mie donne per tutto il lavoro che svolgono giornalmente, per tutti i rischi a cui vanno incontro. Grazie. Valentino e Domenico, cortesemente. Comandante della stazione dei carabinieri Vincenzo Midino di Castellabate. Cosa
Adesso volevamo consegnare anche per non chiedere ancora un po' di questi, se il vescovo, diciamo. Nel frattempo, sindaco di Castel Lorenzo, avvocato Francesco Storzi. Grazie.
grazie per questa omaggio e questa passione, che poi ovviamente il socio orario la nostra. Poi vediamo anche Presidente, cambi di luce. Rappresentante dell'associazione